Buon gente, bentornati nel canale Quel Danno, oggi siamo qui oggi in questo martedì particolare, perché insomma, signori, ci troviamo qui con il primo episodio del torneo Gesù incredibile proprio. Signori, appunto, come vi ho annunciato nel video di domenica, oggi e per i prossimi martedì o non so quando, ci sarà appunto il torneo Gesù, ovvero il torneo che ho, il torneo offline su FIFA 17, insomma. Signori, se non volete sapere meglio le regole e tutto quanto, andate a vedervi il video di domenica, perché l'ho spiegato tutto quanto abbastanza bene. Insomma, signori, andiamo sul calcio d'inizio. Premiamo classico, andiamo a prendere la Juventus. E signori, questo qua, per chi magari non avesse visto i video di domenica, sono i gironi, ci sono appunto i tre gironi. E oggi noi, come da calendario, faremo le partite contro Inter e Chelsea. Signori, Juventus messa, andiamo a selezionare l'Inter. Impostazione di gioco, andiamo a mettere, teniamo esperto, l'ho settato come predefinito, e andiamo a giocare la partita, signori. Andiamo a premere start. L'ansia è tanta. Juventus Inter allo Stamford Bridge, ma vabbè, roba a parte. Signori, ci siamo. Oh mio Dio, sta per cominciare. È cominciato il torneo Gesù, signori, incredibile. Oh no, che cazzo è sta roba? No, ok. Ok, ecco, ho rimesso la video, la cosa qua, le riprese in predefinita. Non ho la minima idea di come potrà finire sta roba qua. Spero veramente di poter vincere, almeno passare, arrivare almeno ai gironi, tra quarti e varie varie. Ok, stiamo già gestendo un po' palle in attacco, giochiamola tranquillamente. Fermo. No, fuck. Oh mio Dio, abbiamo fatto un po' di casino però. Ok, Pereira, Pereira, ti voglio! Fuck, l'ha deviato. Ok, stiamo già pressando abbastanza bene. Pereira. Oh, buono, Dybala. Dybala, è il suo piede giusto. E là, me l'ha steso. Io, no, Cristo, c'è ancora Dybala per terra. Mannaggia, creepy. Ok, buono, buono, ci siamo mossi bene. Dybala tira, l'ha deviata. Ok, attenzione, sono ripartiti, Cardi sta andando avanti e corre troppo. Buono, passaggio sbagliato. Ecco, ho sbagliato passaggio io sto giro. Ho fatto una scivolata, ho fatto un paio di boiate. Minchia, pensavo fosse gol, raga. Higuain appoggia per Pjanic. Dybala. Buono. Higuain. Vede Pereira. Ok, Sandro in fascia. No, ho sbagliato tasto. Fuck. Ecco, vabbè, iniziamo subito. Come so io? Oh mio Dio. No, porca miseria. Raga, è una punizione abbastanza pericolosa questa, Minchia, ha preso la traversa. Ok, abbiamo difeso bene, forza. Ok, passa la Pjanic, buono. No, bella Dybala, bella per Dybala. Tira! Fuck, la devia continuamente, maledetto. Oh, fischia. Ma che oh! Raga, non ha fischiato. Ok, madonna, ma Cristo in Dio. Ok, minchia. Allora, vediamo un attimino come sono messi. Ok, minchia, abbiamo fatto 7 tiri. Abbiamo 47% di possesso palla. Stiamo giocando bene. Raga, dobbiamo partire subito a bomba adesso. Non mi interessa. Non mi interessa. Ok, bella per Pereira. Tiro! Bastardo, l'ha deviato. Dybala! Oh! Ok, appoggiala per Pereira. Ho sbagliato un po' tutto. Vabbè, Ok, buono. No, fuck, ma Cristo di un Dio. Raga, se ci fanno gol siamo messi veramente male. Ci fanno gol, siamo messi veramente male. Mamma mia, porca miseria. Ok. Buono per Dybala però. Cristo, corri. Ora dobbiamo puntare molto sulle forze fresche, signori. Cazzarola però. Minchia. Vai, grande Dani Alves. Buono Dani Alves. Più veloce Dybala però. Cazzarola. Ok, vai Pereira. Provala da fuori. E niente. La prima partita purtroppo è andata così. Abbiamo pareggiato. Vabbè, non scoraggiamoci. Abbiamo fatto comunque almeno un punto. Almeno non abbiamo perso, insomma. Quindi ora andiamo a riprenderci la Juventus e andiamo contro il Chelsea. Raga, il Chelsea, come ho detto nella... Intanto vi faccio vedere che è esperto qua. Il Chelsea, come ho detto nel video di domenica, penso sia la squadra più forte della demo, almeno. Perché veramente... Raga, il Chelsea qua è assurdo. Veramente, veramente forte. Seconda partita e ultima di oggi. Ok, abbiamo iniziato. Vediamo un po' come andrà a finire. Dobbiamo giocare come abbiamo giocato contro l'Inter, però cercando di concluderle meglio. Intanto qua... Minchia, come siamo partiti. Marchese, subito, senti! Vai,
che andiamo. Secondo minuto, subito in rete, 2-0. Sì, 1-0. Cristo di un Dio, così dobbiamo giocare, porca miseria. Tanti passaggi e poi boom, buttala dentro, bel gol. Attenzione perché ripartono loro. Dai, combattila, madonna santa. Bravo Buffon. No. Bravo Barzagli. Sparala via, via, madonna. Grande Dani Alves con cattiveria. Ok, come si è inserito Dani Alves. Tiro, bastardo, la parata. Forza Higuain. No, riprendila. Buono. Prova da lì. Cazzarola, buono. Grande, minchia Alexandro che ha preso. Ok. Bello, no. No, stanno attaccando troppo bene. Vabbè, ci hanno segnato il 45esimo, raga. Beh, non demordiamo assolutamente. Oi, buono fallo. Wow, primo tempo 1-1, niente male, non stiamo giocando male, stiamo praticamente alla pari. Abbiamo fatto 5 tiri, 5 in porta, quindi va molto bene. Forza Pereira, vai su, buono, ottimo. No, forza, spingi Pereira, dai, porca. Grande, bella per Marchesio. E la piazza! Mamma mia, bella azione, veramente bella. Mamma mia, tiro Fred sull'angolino. Buono, 2-1, andiamo veramente bene adesso. Oddio, no, la ripartenza così. Regà, l'abbiamo rischiata grossissima e la palla è andata fuori di un nulla. Va bene per Sandro, così, fascia, grande. Da fuori! Sì! Marchisio tripletta! Ma cos'ha oggi? Non mi ha mai fatto gol Marchisio! Ma che roba! Bellissimo Alexandro! La passa in mezzo, controlla, passa in mezzo, arriva Marchisio da fuori. La piazza in maniera spettacolare, 3-1. Attenzione, potrebbero fare gol. Grande Buffon, qua è stato veramente un bomber. No, il fallo tattico non è andato. Segno, no. Porca miseria, che gol ha fatto. Regà, gli ultimi 7 minuti ho fatto 3 cambi. Appunto, adesso vedrete, ho cambiato Higuain con Mandzukic, mi sembra. Ho tolto Pjanic. Vabbè, sta di fatto che ho fatto dei cambi. Per l'appunto, qua dobbiamo stare attentissimi perché non possiamo assolutamente perdere all'ultimo. No, buono, bravo. Raga, 2 minuti di recupero. Forza. Bella per Alexandro. Ok, controlla e vabbè, buono, dai, calcio d'angolo. L'ultimo calcio d'angolo, regà, i 3 punti sono nostri. Attenzione, dovrebbe arrivare il fischio dell'arbitro e arriva! E arriva, 3-1, no, 3-2. Signori, il primo episodio si è concluso con appunto 4 punti per noi in totale. E signori, che dire, in totale abbiamo appunto 4 punti. Ora dobbiamo solamente andare nel programma che simula le partite per vedere le altre partite per l'appunto come sono andate. Ok, allora, intanto mi sono tolto le cuffie perché veramente fa un caldo della madonna qua. Non posso accendere il ventilatore, altrimenti faccio un bordello. Comunque, signori, ci troviamo appunto qua su Simple Football Simulator per vedere come sono andate le altre partite. Intanto qua vediamo Chelsea contro Manchester City. Diciamo salva, andiamo a fare gioco, avvia campionato partita. Intanto aumentiamo la velocità, avanti, fine partita. Vediamo un po' come è andata a finire. Ok, ha vinto la prima partita, l'ha vinta appunto il Chelsea per 3-1, come vedete in alto, insomma. Quindi qua andiamo a mettere Chelsea City 3-1, mentre City Inter, che appunto è la seconda partita, gioco avvia campionato partita, fine partita, vince l'Inter 1-0 contro il Manchester City. Quindi il Manchester City non se la sta cavando per niente bene. Quindi per ora, signori, siamo i primi in classifica assieme all'Inter per adesso a 4 punti. Terza posizione c'è il Chelsea e per ultimo il City. Ora dobbiamo andare invece a vedere come sono andate le altre partite degli altri gironi. Signori, questo appunto qua, questo che vedete è il girone, secondo girone, quindi PSG United. Andiamo a vedere un po' i risultati. E va a vincere lo United per 1-0 contro il Paris Saint Germain. Facciamo che magari adesso d'ora in poi magari ve lo velocizzo. Poi comunque insomma vi fidate, perché tanto comunque basterebbe rallentare il video per controllare. Comunque insomma sì, lo velocizzo, altrimenti qua il video non finisce veramente più. Thank you.
Gente, questo qua appunto il primo calendario, cioè il calendario della prima puntata. Quindi gente, allora il tutto si conclude con appunto questa schermata qua che vi farò vedere con i vari le squadre appunto come sono messe nel torneo, che vedono allora nel primo girone siamo sopra noi della Juventus e l'Inter a 4 punti, terzo Chelsea, City a 0. Nel secondo girone c'è il PSG che sta dominando con 6 punti, poi il Gamba Osaka a 2 punti, in seconda posizione Bayern United, terzo e quarto posto a 1 punto. Mentre nel terzo girone, inaspettatamente, troviamo il Seattle Sounders primi con 6 punti, Tigers secondi con 4 punti, Real terzo con 1 punto solamente e Lione 0. È un po' irreale la cosa, lo so, però comunque capite che l'ho fatto con il programma random, insomma, sti cazzi. Quindi gente, spero che il video vi sia piaciuto, spero di non averlo fatto troppo lungo perché altrimenti sennò mi sparo veramente. Comunque ci becchiamo in un prossimo video, da Dan è tutto, lasciate un bel mi piace, un commento su come magari vi può sembrare questa serie, qualche altra cosa per migliorare, insomma fatemi un po' sapere cosa ne pensate, condividete il video più gente possibile e niente, ci vediamo forse giovedì con un video, non so cosa. Ciao. We'll be right back.